E va a passare, e mangia sempre, mangia, va. E qua che siamo alla vendemmia. E qua non si scherza. È una ripresa dalla terrazza. Ecco qualcuno laggiù che ha intenzione. Toh, c'è anche Ferdinando che aiuta. C'è lo zio Franco e c'è anche Carlo. Il nonno. Toh, chi arriva? Arriva il comandante con la vespa del suocero. E tutto intento. Avanti tutta. E qua si riprende più la soletta che la... Sì, attraccala lì da una parte. Al fresco. È perché c'era da passare coi mezzi agricoli a portare l'uva. Ma se... Oh no, tocca, è ripartito. E dell'uva c'era... E qua siamo... un po' a mangiare, un po' a ristaccare lì di nuovo. E stavolta ci sono anche le sartine. Che saluto cordiale tra la Fabrizia e c'è Claudio, sembra che sia matura, va, sì. E la Roberta. E lì si nota che c'era l'abbondanza uva di lì a Pedemonti, proprio c'era mio babbo che la curava molto bene. Aia. E lì la, due complimenti scherzosi l'un con l'altro. Oh, to, un altro che ci aiuta, un altro. Questi lavori, Roberta! E to, anche l'altra impara su me, sì. Va bene, per la vendemmia tutto va bene. E avanti, va bene, saluta anche così. Oh, to, laggiù il comandante da Nostromo. E chi è quella pilota lì? Oh, questa è una ripresa bella. Vai, vai, con due cassette, va. Sì, 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 con la Formula 1 su per i campi. Ah, oh, la vendemmia tutto sotto al pergolo lì, l'abbondante. E tutti intenti a vendemmiare, va. O chi saluta una maniera, o chi saluta l'altra. O chi stacca, o chi fa finta di staccare. Eccolo lì. La sagra di l'uva di Vezzano. E quante signorine piccole che ora sono già grandi sposate e hanno figli. Ma guarda quanto se ne vede. E sia i bambini che le bambini. Questa la... bambini e bambine. E caspita, to, qua siamo dalla vicino per andare a San Giorgio, cosiddetto prima della Volta Grande, in quel piazzale lì. Ecco, quella lì all'inizio della Volta Grande, eccola lì, si vede. E guarda quante signore. Qua si è Aldo Bucchioni e lì siamo in una piazza e con tutti quelli di San Giorgio, guarda qua quante ragazzine. C'è anche la Cecilia, guarda com'è piccola e ora è già sposata e grande e ha figli. C'è Argenti e Sergio, guarda qua la passeggiata con l'Amelia, mio zio Giovanni Canali, è tutta una passeggiata. E alla Carla, la verduraia. Oh, tocchi, si vede qua, si vede Mario Cosani con la sua paglietta in testa e via. E tutti quelli della piazza, benvenuti nel regno di Baco. Ecco, Argenti sta riscendendo dove ora c'è il tabacchino e con assieme a questi giovani Maurizio a Cornetolo, ecco, con le caprete, la Franca con le caprete, la Angela, Ubaldo e altri. Ecco Beppe con Torri
alla testa della sfilata c'è altri, che cos'è? Alla Elena con la, sua nonna in cima al poggiolo. Otto, che teste lucide che si vede anche al sole. E qua prosegue la sfilata. Eh sì, è alla carica come un moschettiere in testa a tutti. C'è Giuseppe Belatti e qua la passa giù dal campo. Tori con il bigoncio indosso, Lavanda, l'Angioletta. Poi, e qua cos'è, sono queste corse? Ecco, e qua si sta avviando in piazza e con tutti salutano anche gli altri leoni, mentre la sfilata di Corneto lo stava passando. L'unico rione che si è mosso alla sfilata, quello di Cornettolo. Oh, qua l'Alice sta gustando il buon vino lì nella piazza. Anzi, San Michele è qua. Eccolo qua, la sfilata di Cornettolo sta passando in mezzo a altri rioni. L'unico rione che ha partecipato alla sfilata. E gli anni seguenti però hanno partecipato tutti gli altri leoni. E ecco qua di nuovo che passa e viene su al castello. Qua siamo, è la torre della, e difatti questi al castello, gli altri sono fermi e noi, e qua siamo di nuovo alla piazza, riscende da San Michele verso la piazza. E c'è Ubaldo, la Franca, oh, le caprette, e se l'Angela prosegue con la... Questa è la chiesa di San Michele, dove ora c'è la banda musicale. Oh, che c'è la Carla, e si vede, ho visto anche Marco. Questi sono i pupazzi che hanno lasciato lì davanti dalla fontana, sotto al campo. Ecco Beppe, sempre all'avanguardia col cartello, con un bastone proprio... alla sagra, tutto storto, eccetera, inchiodata quel cartello. Insomma, qua siamo di nuovo al campo, che stiamo rientrando verso Cornettolo. Qua siamo alla salita della venire su dal campo verso Montalegro. Ecco qua sta la musica che ci accompagna proprio alla sagra. E mio babbo che è indietro con la Maria Rosa che stanno, e altre persone che stanno avanzando. Ecco l'Angela e la Carla. Oh, che via se... Oh, che c'è Luciano con la diligenza. Adeguata alla sagra. Oh, qua la giuria sta tagliando il cancello a Cornettolo. E c'è anche Ferdinando là nelle prime... E battono tutte le mani, ale, avanti, tutti questi bambini avanti che ci fanno strada. Questa è la giuria per la premiazione della sagra. Oh no, eccolo, Rione, Cornettolo, Ubaldo, e c'è la capretta. Eccoci qua di nuovo a Cornettolo, c'è anche Minto con Franco. E tutto questo pergolato, ci è trovato anche un gruppo di marinai. Pensare che la sagra Cornettolo dell'Uva che è stata favolosa. La Carla, mia mamma, e qua di nuovo la giuria, che ci trova, e anche l'ingegner Giuliani con Argenti e altri della giuria. Osservano tutto le cose che sono state fatte. E queste sono la legnaia e tutto. E tutti i lavori, insomma, per la sagra del fuoco. Oh, questa chi è che si è uscita fuori, la Franca. Tutti stanno a vedere un po' le siene. E lì, cosiddetto, chiamato il Fossisaro, dove fanno i testaruoli. Legna volontà. Quella è polenta e non si scherza. Con Gianni, oh, chi si vede qua, le maggiorette della banda della Ranocchia. La famosa bionda, le famose maggiorette venute per la prima volta a Vezzano, che hanno conquistato tutto. E nessuno toglieva gli occhi da dosso a queste formidabili maggiorette.
E praticamente era bello il costume anche della banda. Ecco questo Giovanni che sembra abbastanza bagnato a stare al fuoco, ecco i testaroli. E la banda ora si sta un po', dopo aver suonato, si sta un po' mangiando qualcosa. E ti stanno a vedere anche un po' una parte del panorama. Ecco, e ora ricominciano a suonare e le maggiorette a ballare. Davanti lì una festa favolosa è stata quell'anno lì, proprio indimenticabile. Vista da molti, molta gente del paese, difatti si vede il panorama della gente che c'era. E si va avanti sempre con la, cantando e ballando, e le maggiorette si davano da fare. Ora di nuovo un po' al ristoro. Oh, qua si vede anche Gostino. Ecco, questo è il pergolato che si vede lungo via via di Cornetolo. Pensare quanta lunghezza è fatta. Ecco, le maggiorette che stanno rientrando assieme ai vigili, cosiddetti sempre di loro della banda, con il famoso costume tradizionale e il loro gagliardetto. E ecco i tamburi della banda musicale che vengono avanti così suonando continuamente. Pensare che ci sono tanti elementi in questa banda qua. Ecco Sergio Cozzani, che è l'organizzatore, fa strada alla banda musicale. Benvenuti alla Sagra dell'Uva, qua siamo a Avezzano Alto. Ecco qua, viva la Sagra dell'Uva avezzanese. E qua siamo di nuovo in Cornetolo, alla premiazione di Cornetolo, la famosa Coppa. E tutti gli auguri, tutti contenti, anche l'ingegnere qua e l'avvocatessa di Vezzano c'è. E anche da Coso, da Valeriano sono venuti questa gente. Oh, c'è il comandante Carmine col cagnetto, la moglie di Beppe. E insomma tutti questi bambini. La Sagra dell'Uva a San Giorgio, siamo venuti ritornati a Vezzano Ligure alla Sagra dell'Uva con Luigi. E qua non si scherza, c'è vari amici e c'è mio zio Canali anche. Cosa ci sarà dopo la certa la sera, alla fine della sera, dopo la Sagra dell'Uva? Ti lascio dire. Ecco qua c'è Luigi Corbani e sua moglie, mia cugina la Piera. E là c'è Mauro. E qui chi è questa qua che si fuma la sigaretta? Caspita che personaggi. Oh, qua si balla, non si scherza. E il cavaliere è un po' basso, ma insomma. Ecco qua c'è Umberto che ha vinto la coppa. C'è anche gli altri, i collaboratori e quante coppe qua che non si scherza. La Luisa in braccio tutti. E qua c'è, ciao Mariuccia, che un saluto, c'è Armando e c'è altri, ah si è stanchi ormai E avanti, è certa la sera con tutti indaffarati. Hanno partecipato a tutta questa grande Sagra dell'Uva, era un po' dura al lavoro, però con gran soddisfazione. Oh, qua ci abbiamo in braccio Domenico con il cappello d'alpino e c'è anche il mio amico vetrale, sua moglie e la sua famiglia. E uno dorme, e uno ce l'ha in braccio che dorme, e l'altro ancora. C'è Ferdinando che salta, è immancabile saltatore, figuriamoci, lui fermo non ci sta. Ah, il cappello d'alpino è caduto, rigore. E stavolta ce l'ha in testa Domenico e tutto lì. Oh, c'è anche qua. E qua siamo venuti al focolare in casa. Ecco i loro.